superpoteri. Dopo una lunga notte passata a suonare, ci sono due possibilità. Andare a dormire sapendo che un'ora dopo devi svegliarti per andare a scuola, o tirare dritto e cercare l'energia in una buona colazione. Io sono decisamente per questa. Bianca, non lo so, ma è troppo stanca per dire la sua. Potresti darci anche una mano invece di perdere tempo con il libro sull'ipnosi. Perdere tempo? Ma io sto coltivando i miei superpoteri. Che sarebbero l'ipnosi? Esatto. Silenzio! Visto che non posso dormire, fatemi almeno dimenticare della vostra esistenza. Ti fa bene, eh? Passare la notte in bianco. La nottata è stata pazzesca! Il videoclip spacca e la canzone d'apertura del musical è da paura. Peccato che non dovrai giudicarla tu. E poi che termine è da paura? Dai, Bianca, la giornata è piena di cose da fare. Oh, e io non riesco a fare neanche la prima. Alzati e vai a prendere un cappuccino. Bianca, 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 vieni qui! Corri! Ma sei matta? Funziona! Andrew, che ne dici di una cena insieme questa sera? È invitato a cena? A quanto pare. Ma secondo te Jacques si ingelosirà? Perché dovrebbe? Siete amici, no? Lui ormai ti vede come una sorella, lo vuoi capire? E no, non mangiarti le unghie. È la regola numero uno per uscire con un ragazzo carino. Regole per uscire? Io non le conosco! E si vede, farai una pessima figura. Come del resto la stai facendo non rispondendo al messaggio? Ma sei arrivato un minuto fa. Regola numero due. A questi tipi di messaggi si risponde entro 57 secondi. Altrimenti lui pensa che non vuoi più uscire e cambia idea. Non penserei che è un invito galante. Volevo invitare anche i nostri amici, Bianca e Felipe. Che cosa? Ottima idea! Ma era il tuo appuntamento! E adesso anche il tuo? Andrew e Maggie, non trovare scuse, Felipe! Cioè neanche mi invita, mi obbliga! Sarà divertente! Ma ora basta però! E papà? Papà? Stai aspettando il volo per rientrare dal Giappone? Hai visto il video? Ti è piaciuto? Ok, devo lasciarti. Ciao, papà. Come? Certo che abbiamo finito il book. Ti lasceremo a bocca aperta, papà. Apertissima. Io che ho perso il book. Non ricordo dove l'ho messo. Non ricordo niente. Ha perso la memoria. Ditemi che sto sognando. E ora che facciamo? E niente. Tra poco arriva il corriere della Lucy Style per prendere il book e noi l'abbiamo perso. Addio, stage. Non dirlo neanche per scherzo. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Oggi vi siete guadagnati una giornata di riposo. Do lettura. È giusto che dopo una consegna importante gli studenti siano premiati. Quindi consegnate e godetevi il riposo. Consegnate il book. Ecco, prof. Noi... Non avrete perso il book? Perso? No, ma figuriamoci. Ma è che... lo abbiamo dimenticato in stanza. Dimenticare è umano. Perdere sarebbe un problema. La sua saggezza è sempre d'aiuto, signor Presidente. Cosa dirvi? Recuperatelo e consegnatelo al corriere quando arriva, eh? Un finto book da dare al corriere. Questa sarebbe l'idea che ci salverà tutti? L'importante è che arrivi un book sulla scrivania di Alberto, che noi sostituiremo con quello giusto entro le 19, quando sarà di ritorno dal Giappone. Almeno abbiamo più tempo per cercarlo. E da dove cominciamo? Io so dov'è. È nello sgabuzzino. E perché non l'hai detto prima? Perché il mio super intuito me l'ha suggerito soltanto adesso. So che è lì dentro. È come se avessi un superpotere. Sì, e io sono super Nausica, tutto quello che tocco muore. Non litigate. Facciamo così. Calmi, Edu, calmi. Tu vai a cercare nello sgabuzzino se ci tieni tanto. Noi cerchiamo nel resto dell'accademia. Chi paga? Vabbè, va. Speriamo che non se ne accorgano. Speriamo di trovare quello vero. Speriamo che mi torni la memoria. No, Yuki, non speriamo. Ti
ti deve tornare la memoria. Lo dico per il tuo bene. Hai perso la memoria? E dove? Non lo so, non me lo ricordo. Giusto, e vuoi recuperarla? Ma certo, ma è impossibile. Ma niente è impossibile per i miei superpoteri ipnotici. Forza, concentrati, libera la mente, pensa alla memoria perduta e dimmi cosa vedi. Un ciondolino attaccato a una catenina che si muove. Beh, in effetti tu sei un soggetto un po' difficile, sì. Ma io non demordo, non demordo. Cosa fai? Ipnotizzo la smemorata. Se ipnotizzi? Non so se è l'effetto dell'ipnosi, ma ho tanto sonno. Sonno ipnotico. A me sembra più sonno arretrato. Fissa il plettro, apri la mente e abbandonati alle onde spazio-temporali. Bravo! Ti stai abbandonando! Bravo! Trovato niente? No, ma perché tu sei qui invece di darci una mano? Ci sono priorità nella vita. E farti la manicure è una di quelle? Ti dà fastidio? No, non più. Non sono più il tuo ragazzo. Ma sono sicuro che troverai qualcuno che capisce le tue priorità meglio di me. Già. Niente, in aula non c'è. Neanche nello sgabuzzino. Strano, eppure mi sento che lì... Edu, l'unico superpotere che hai è la testardaggine. Non ci torniamo nello sgabuzzino, non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo arrenderci. Dai, andiamo a dirlo al preside. No, io non mi arrendo. Non ancora. Andiamo nello sgabuzzino. Ok. Abbiamo alternative? Tanto vale fidarci dei supereroi. Edu si è chiuso nello sgabuzzino. Il tempo passa, le 19 si avvicinano e l'aereo di tuo padre anche. Voi siete le figlie, no? È vostro padre. Potete chiedergli quello che volete. Io sono la figlia, ma lui non è mio padre. Confusione da mancanza di sonno? No, io ho capito cosa intendo. Io non posso dirgli che manchiamo una consegna di studio. Ti è cresciuto come la figlia più viziata al mondo. E ora non può concederti questo? No. Ma se glielo chiedi tu non potrà dirti di no. Con te fa la parte del padre che ha da farsi perdonare. Ma è una cosa orribile da pensare. Infatti non devi pensarla, devi farla. Ragazzi, ragazzi! L'hai trovato? No, però guardate, oh, è ritornata la mia macchinina. Tranquilli, il mio super intuito mi dice che il book è qui dentro. Vado. Meglio che lo chiami subito. Noi continuiamo a cercarlo. Buona fortuna. Scusa, ma non era in volo. Scalo, ha una lunga attesa a Mosca. Forza, Maggie, al massimo ti dice di no. Non è così facile. Gli avevo detto che non volevo più favoritismi. E ora che cosa gli devo dire? Che non riusciamo a consegnare il compito e che deve chiudere un occhio. Ma ti rendi conto? Io credo che se provi a chiederglielo con calma, magari... Ma come faccio a stare calma? Tu parli solo perché non sei al mio posto. Ok, io volevo solamente esserti d'aiuto, ma se ti faccio nervosire tolgo il disturbo. Ora porta questo panino a quel ragazzo laggiù! Ma... Calma, zio Max, calma. Il paziente ha bisogno di tempo. Allora, arrivano questi caffè o no? Sì. Ah! No, 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 no! Non interferisca con lo stato ipnotico! L'ha ipnotizzato? Io ti adoro, Alison! Tu fai resistenza all'amore che nutri per me, ma io lo so che sotto sotto sarò il tuo preferito. No, 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 adesso lo svegliamo. Torna tra noi! Torna tra noi! Torna tra noi! Torna! È fuori controllo. Mi liberi da questo mostro! Certo, la salverò io! Mi vuole salvare con quello? Presto il mondo si accorgerà del potere del cucchiaio di legno. Vai, Maggie. È solo una telefonata. Calma. Non ce la faccio. Respira. Allora, respira, conta. Uno. Maggie, stai pensando cosa indossare stasera? Magari. Devo fare una telefonata che non ho il coraggio di fare. Ti capisco. Anch'io odio le telefonate. Preferisco scrivere. Questa
sì che è un'idea. Gli mando una mail. No, no, tu sei meglio di me. Tu sei super Maggie. Fai questa telefonata, ce la puoi fare. E chi lo dice che sono meglio di te? Beh, io. Dai, adesso fai questa telefonata e vai a prepararti. Ma manca ancora tanto tempo. Sì, ma tu devi lavorare parecchio. Mica penserai di venire alla cena con me conciata così. Scusa? Sai che significa farsi carina anche se non lo sei? Un po' di trucco, un buon parrucchiere. Ma come ti permetti? Sei un cafone! Sono un personaggio pubblico e non posso rischiare di farmi vedere in giro con chi non è all'altezza della mia compagnia. Sei un presuntuoso orribile e io ti... Uno, due, tre! Non contare. Devi essere arrabbiata. Ed è con questa grinta che devi affrontare la telefonata. E non ringraziarmi. Ciao, Super Maggie. No, arrabbiata. Arrabbiatissima. Tu mi risponderai e mi direi di sì. Aiuto! Aiuto! No, no, aiuto! Aiuto! Sono Super Maggie! Hanno due malfattori! Aiuto! Sono Super Maggie! Niente e nessuno può fermarmi! Pronto? Pronto? Ti provo. La prego, gentilmente, di rispondere alla mail prima di imbarcarsi. Grazie. Maggie, in via. Ehi, Maggie, ti stavo cercando. So di essere stato brusco, eh. È che a volte sei intrattabile. Lo so. Davvero, io vorrei esserti d'aiuto, ma non so come fare. Hai ragione. Scusami anche tu. Ok, allora, pace fatta. Amici come prima. Jacques, posso chiederti una cosa? Tu ci tieni a me? Certo. Cioè, mi vuoi bene? Non sono il tipo da dichiarazioni sdolcinate, però ecco, se avessi una sorella, le vorrei meno bene che te. Non so se ho capito bene quello che intendeva, ma ha detto sorella, quindi Bianca ha ragione. Io e Jacques, amici fratelli. Questione chiusa. E tuo padre ha risposto! Gli ha inviato una mail. Non dovevi telefonargli? È una storia lunga. Comunque, ascolta. Cara Maggie, so che con questa mail vuoi mettermi alla prova, ma io non ci casco. Niente favoritismi. Valuterò il vostro book alle 19 quando sarà in ufficio. Perfetto, puoi dire addio allo stage. Io non ci rinuncio. Fa come vuoi, io tanto penso a cosa mettere alla cena. Ah, allora ti interessa venire? No, mi interessa solo essere perfetta. Ma gliel'hai detto a Queen della cena di stasera? Perché dovrei? Siamo amici ormai. Sì, lo so, ma magari gli dà fastidio, no? Alla fine è successo tutto così veloce. Lui, te, Felipe. Non è successo proprio niente, Maggie. Io vengo a questa cena solo perché sono stata costretta. Ok. E ora te lo dimostro. Queen, a te darebbe fastidio se andassi a cena con degli amici? E invia. Figurati, perché dovrebbe? No problem, buona serata. Sei più tranquilla ora? Ai, 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 sta cagnetta! Ah, piccolo patuffolo de cattiveria! Luxi tesoro, so che non è facile stare con Dolores. E ora, 2 ore di relax. È stato molto faticoso pulire tutta casa di tuo padre e poi attraversare tunnel con sta cagnetta. Non l'ascoltare, tesoro. Ora sei al sicuro. Maggie, basta con quel computer. Meglio godersi una serata libera finché ne abbiamo. Distrazione innanzitutto. Cominciamo con lo smalto ai piedi. Addirittura da laggiù. Regola numero 3. Non tralasciare nessun dettaglio. Com'era? Ora fammi vedere come prendi posto a tavola. Lui a farti sedere. Gomiti, schiena dritta, sorridi. Adesso io conterò fino a 3.
poi ci alzeremo del tutto, lei scapperà e io lo risveglio. Uno, due. Allora? Come va il giorno di riposo? Eh? Alla grande! Quanto non ti puoi risvegliare senza il mio aiuto? Ha bleffato fin dall'inizio! Ti sei preso gioco di noi! Ah, ma vi siete dati al gioco? Bravi, bravi, io apprezzo molto gli adulti che rimangono bambini. Io neanche un po'. No, il cucchiaio no. No. Avevo proprio bisogno di dormire dopo una notte in bianco. Ma quindi era sonno arretrato e non sonno ipnotico? Ho recuperato la memoria. Tu sei zio Max? Questa è una tazza. E lei è il preside. Ora ricordo tutto. Ragazzi, ricordo tutto, sì! Così? Ma sei matta? Così? No. Così? Meglio. Ma non mi piace. Ma così sembra un cane. Con tutto rispetto per i presenti. Ecco, lo sapevo, adesso Andrea non vuole più uscire con me. Calma, classico panico da preparativi. E Queen? Hanno trovato il book! Il mio piccolo! Dove l'avete trovato? Dove io ho sempre detto che fosse, nello sgabuzzino. Sì, ma dove? Nascosto in alto, impossibile da trovare. No, per me. Manca un'ora prima che arrivi Alberto. Che facciamo? Ci penso io, anzi, Luxi. L'ufficio da papà Luxi è una mascotte. Basterà che Dolores dica che deve prendere qualcosa per lei nell'ufficio di papà. Nignas! Nignas! Sei entrata? Sto a essere super straordinario! È sfinito il mio orario di lavoro! Quando mai ne hai avuto uno? Sto è il pacco che devo far sparire! Sì, ora metti sulla scrivania il book che ti abbiamo dato ed esci. Porta Luxi a casa. Passamela. È un po' difficile che il cagnetto parli. Oh. Forse abbaia. Bene, ora pensiamo alle cose importanti. Cosa indosserai stasera? Allora, che ne dici? Sei una grande stilista. Con delle scarpe orribili. Indossare scarpe senza tacco è contro la regola numero 4. Basta con queste regole, mi sta facendo venire l'ansia. Andrea, sono già seduta a tavola, ti aspetto. Che ansia! Perché? È così calante? Io ci sono, tu dove sei? Che ansia! Perché? Invece è galante. Regola numero 5. Mai, e dico mai, ripetere una frase detta da un altro. Ok, giusto. Sei pronta? Andiamo. Che emozione! Candele? Ma che cosa vintage? Sarà stato zio Max. Che facciamo? Beh, ci andiamo a sedere, no? Sì, lo so, però dico, come? Cioè, come cammino così? Così. Non mi piace. E come rido? Così? O così? Che c'è? Ho qualcosa tra i denti. Togli, togli. Regola numero 6. Parlare il meno possibile. Ok. Oh, poi ti faccio vedere. Conoscessi, direi che sei gentile. Grazie. Grazie del messaggio d'amore che mi hai mandato oggi. Quale? Sì, mi ricordo dell'appuntamento? Mi piace leggere tra le righe. Era una riga sola. No. Posso fare qualcosa per te, ragazzo? No, devo solo rassegnarmi alla realtà. Abbiamo qualche problemino di cuore?
Non dovrei. Razionalmente ho fatto una scelta. Datti tempo, ragazzo, datti tempo. Che sta succedendo lì? Sembrerebbe una cenetta romantica. Ma perché, per te è un problema? Per me è un problema, no. Ma infatti. Perché dovrebbe? Maggie è un'amica. E sono contento che passi una serata diversa, ecco. Diversa. Anch'io sono un amico e sono contento. Bravi, siamo tutti contenti. Ordiniamo? Sì. No. No. Scusa? Non ordiniamo. No, sì. Cioè, sì. È solo che ho un problema con le scarpe. Regola numero 7. È lui che deve ordinare per te. Quindi che prendi? Regola numero 7, decidi tu. Dove la trovo una ragazza più strana di te? Era un complimento. Beh. No, perché non ho capito se era una cosa carina o meno. Perché io di solito non... Un attimo solo. Ancora. Regola numero 6, ricordi? Parlare il meno possibile. Mm. Ah, giusto. Quindi che stavi dicendo? Ma allora lo vedi che sei strana? Guarda che è un altro modo per dire che sei unica. È fatta così. E tu invece? Come sei? E che ti importa? Noi siamo qui per loro, no? E chi te l'ha detto questo? Lo so. Mi divertono le ragazze che pensano di sapere tutto. Cocktail di gamberi solo per Bianca. Lo adoro. E adoro anche essere l'unica servita. Lo vedi che qualcosa lo so anche io? E una rosa? Blu. Perché il rosso è troppo scontato. E il rosa è kitsch. E questo come lo sapevi? Perché è quello che penso anche io. Siete disgustosi. Disgustosi, ragazzi. Mangiamo. Mm-hmm.